Stai sereno con lui in giro? No? L'incubo di Enrico Letta si aggira ancora fra i palazzi. Chi sarà la prossima vittima di Renzi l'impagliatore? La parete dell'ex Golden Boy della politica italiana è piena zeppa di trofei. Ne sa qualcosa il sodale Pippo Civati, inciampato per primo nel rullo di quella rottamazione inventata proprio con l'ex Boy Scout. Fra i pezzi da 90 della bacheca renziana, Pierluigi Bersani. In realtà autoimpagliatosi fra la non vittoria del 2013 e la mancata elezione di Prodi al Colle, vittima a sua volta di quei 101 franchi tiratori sui quali lo zampino dell'allora sindaco di Firenze alimenta ancora la leggenda nera. Non è andata meglio all'ex giovane Letta, rottamato in staffetta da Palazzo Chigi con la beffa di un hashtag che ha fondato un genere. Enrico, stai sereno. Nessuno ti vuol prendere il posto, vai avanti, fai quello che devi fare, fallo. Mentre persino una volpe come D'Alema è finita imbalsamata con la vuota promessa renziana di un incarico da commissario europeo. Renzi ci è andato vicino pure con l'immortale Berlusconi. Ma dopo la rottura del patto del Nazareno e l'estromissione dal Parlamento è stato il Cavaliere a vendicarsi con la sonora sculacciata del referendum del 2016. A Matteo Salvini Renzi ha rovinato il sogno del papete, i pieni poteri. E lo stesso ha fatto con Nicola Zingaretti, che ha perso l'attimo per tornare al voto e creare un PD a sua immagine, riconsegnando invece il pallino al Demolition Man di Rignano. L'ultima vittima eccellente? Giuseppe Conte, premier per caso a cui Renzi ha staccato la pochette per portarla in dono a Re Mario. E ora, dopo aver provato a rottamare a destra e a manca, sono in tanti ad avere più di un movente per impagliare l'impagliatore. Matteo, e tu? Stai sereno?